Grazie a tutti di essere intervenuti a una presentazione di cui siamo particolarmente felici e fieri, perché si presenta un saggio di cui si sentiva il bisogno, perché mettere qualche parola ferma sull'epopea crociata era necessario dopo aver sentito anche tante storie di Dio. Non è il caso di questo volume, il grande racconto delle crociate, scritto a quattro mani da Antonio Musaro e Franco Cardini, che ovviamente vi saluta ma non poteva essere presente per altri impegni, ma a sostituire Cardini c'è Giuseppe Ligato, che ci accontentiamo perché Giuseppe Ligato è uno dei massimi esperti di questioni relative alla Terra Santa e alle crociate, quindi una coppiata decisamente avvincente e importante. Per cui io non rubo tempo ai due nostri relatori, vi ringrazio ancora di essere intervenuti. A questo punto vi lascio Antonio Musaro e Giuseppe Ligato e vi auguro un buon ascolto. Grazie. Perché un nuovo libro sulle crociate? La storia dello studio delle crociate ha tantissimi momenti, come dire, di svolta, epocali, segnati da una nuova storia delle crociate. Vedremo se anche questo libro lascerà il segno, come si suol dire ai posteri, larga sentenza. Però provando a rifare molto succintamente una storia, delle storie delle crociate, mi vengono in mente solo per il secolo scorso, lasciando perdere anche i tentativi dei secoli precedenti, in fondo si è sempre sentito il bisogno di fare una periodica messa a punto dello status questione, dello stato dell'arte di una qualunque disciplina, e in questo caso vedremo cosa secondo me costituisce la novità di questa nuova fatica di Cardini e Musarra. Innanzitutto, nei primi decenni del secolo scorso, una storia delle crociate generale di Grousset, di Histoire des Croisades, era in fondo, con la sua documentazione sontuosa, in fondo anche un inno alla colonizzazione francese del Levante, che avrebbe trovato una sua giustificazione, un suo precedente nell'arrivo dei crociati. E noi sappiamo che in effetti la crociata fu molto spesso alimentata soprattutto dalla cultura francese. Le leggi dei crociati sono più spesso in francese che in latino. C'era anche un certo pregiudizio nei riguardi degli italiani tutti pirati, mercanti, filibustieri, insomma, in realtà esisteva anche una feudalità, una cavalleria italiana. Poi abbiamo avuto intorno alla metà del secolo scorso la storia delle crociate di Runciman, come dire, è stato un livello di perfezione o quasi perfezione dal punto di vista della documentazione, la messa a punto del battaglio delle dinastie, però come riescono a fare forse soltanto gli inglesi, sarà forse il retaggio della connessione tra letteratura e colonialismo, ecco, una conoscenza perfetta, questo rumore mi trova. Si sente? Ecco ancora. Sarà forse la cultura cosmopolita degli inglesi, abituati in fondo a esportare per il mondo non solo forza lavoro, ma anche uomini di cultura, ha reso la storia delle crociate di Runciman godibilissima dal punto di vista anche dell'esposizione, cioè non è soltanto una rassegna di dinastie. Poi, sempre nel secolo scorso, un po' prima di Runciman, la storia dell'idea di crociata da Alphand Déry, che è forse la più poetica, perché vede nella crociata un lungo filo rosso che attraversa la cristianità medievale e insiste soprattutto nella crociata intesa come escatologia. Si parte per l'Oriente per tanti motivi, e va bene, ci sono anche i soldi, c'è anche la carriera, c'è anche la crociata vista come una specie di legione straniera ante litteram, un nuovo futuro, una nuova vita in Oriente, c'è anche questo,
ma soprattutto la speranza di una società senza classi, una società che una volta arrivata, purificata, montata dai propri peccati, una volta che ha espiato tutte le sue penitenze nella marcia verso Gerusalemme, attende tranquillamente la battaglia finale fra il bene e il male e il ritorno del Messia. La crociata è vista sotto questo aspetto. Poi nel 1971 Franco Cardini, coautore di questo libro, con Le crociate fra il mito e la storia, presentò un ambito ancora oggi floridissimo, cioè intanto la crociata dove sembra che non ci sia, quindi per esempio le donazioni, i testamenti, certe opere d'arte create anche a crociata finita, un'idea di crociata che rimane nella mentalità europea anche moderna, e il fronte, il nuovo fronte per lo studio delle crociate, che ancora oggi è sicuramente proficuo, è quello del il fronte interno della crociata, cioè questa immensa macchina di penitenze, indulgenze, privilegi per i crociati, tutele per i beni e per le famiglie di coloro che partono, come occuparsi di coloro che lasciano lasciano qualcosa alle proprie spalle, un patrimonio da amministrare, delle eredità. Ecco, il fronte interno della crociata è quello che ha tenuto in piedi la crociata e in fondo ha fatto in modo che la storia delle crociate non fosse soltanto una storia militare. E nel 1995 ci fu un incontro a Firenze in cui Cardini, che al di là del suo ruolo di autore, di studioso, è anche il rifondatore della crociatistica contemporanea, brutta parola crociatistica, fa venire in mente la settimana enigmistica che ha i suoi meriti, però insomma cercando un'espressione un po' sintetica, non è venuto in mente meglio, la crociatistica, in occasione dell'anniversario della prima crociata disse: mi raccomando, ricordare senza celebrare. E qui magari sfondava una porta aperta, perché a questo raduno di Firenze c'erano coloro che studiavano già la crociata dal punto di vista scientifico, e che questo è stato più chiaro soprattutto negli anni successivi, ce ne accorgemmo anche qualche anno dopo col Giubileo, bastava grattare un po' di terra, trovi un pezzo di strada medievale, questa è via Francigena, e giù pellegrini, crociati, reliquie, e qualche volta è venuto fuori anche un po' di fuffa. Comunque, ricordare senza celebrare, perché, ed è anche la tesi di questo libro, ormai il mondo occidentale è fuori da questa cultura. Chi parla ancora di crociate ha probabilmente una speculazione politica nella mente, e ci sono degli spiriti elementari che sono troppo pronti a seguirlo. Non è il caso di parlare di crociate, cioè il nostro confronto con il mondo orientale deve essere più articolato, più variegato. Ma la sto facendo troppo lunga e invito il professor Musar a presentare, e chi meglio di lui, questa sua fatica. Grazie. Innanzitutto buonasera a tutti e grazie all'Associazione Italia Medievale per il graditissimo invito. Anch'io riporto i saluti del professor Franco Cardini, che non è qui con noi perché è in ritiro, perché sta completando un nuovo libro importante. Non posso dire nulla, ma vi assicuro che sarà una bomba. E ringrazio il professor Legato, Giuseppe, ci conosciamo da tempo. Questo uso politico della storia negli ultimi tempi, soprattutto dopo i tristi fatti dell'11 settembre, che immagino tutti noi ricordiamo, la parola crociata è tornata nel linguaggio comune, è tornata nel linguaggio politico. Per la verità era già tornata nell'ambito accademico qualche anno prima, perché nel 1995 appunto si celebrò il centenario del Concilio di Clermont, 1095, allorché quel 27 novembre Papa Urbano II bandì la cosiddetta prima crociata, no? E poi nel 1999 si celebrò il centenario della presa di Gerusalemme, ecco, 15 luglio del 1099. Però è chiaro che dopo il 2001 le cose sono cambiate, e la parola crociata, io ho portato qui qualche slide a dimostrarlo, è entrata nel linguaggio comune.
ho messo in questa slide l'immagine del celebre volume di Eisenhower che nel descrivere appunto la seconda guerra mondiale parlò di crociata in Europa, non diversamente da George Bush, il quale immediatamente dopo le Torri Gemelle parlò parimenti di crociata in Europa. Dall'altro versante abbiamo una rivista che probabilmente qualcuno di voi conosce, è la rivista Da Bic, ovvero la rivista dello pseudo Stato Islamico, ISIS o Daesh, una rivista patinata, come potete vedere, che si può scaricare liberamente dal web, che si poteva scaricare liberamente dal web quando il fenomeno ISIS era un fenomeno che occupava le notizie quotidiane. Ho avuto il pregio di scrivere con il mio maestro Franco Cardini, che ringrazio perché è veramente un privilegio poter stare a contatto continuamente e discutere di queste idee. E insomma cerca di smontare questo paradigma andando a ricercare in un arco cronologico lunghissimo, un millennio, le ragioni delle crociate, l'evoluzione stessa del concetto di crociata, le riprese del concetto di crociata in età moderna, i suoi tradimenti, le sue modifiche, sino ad arrivare al sorgere di una crociatistica, per poi giungere ai giorni nostri, alla ripresa, in certo senso propagandistica, potrei dire così, del concetto di crociata. Quindi la domanda che Giuseppe poneva all'inizio, ma ha senso un nuovo libro sulle crociate? E la mia risposta, e la risposta nostra, è stata sì, e anzi, ha avuto senso scrivere un libro che non si fermasse unicamente al Medioevo. Perché è questa un po' la caratteristica del volume, quella di partire dalla crociata medievale e di ampliare lo sguardo a quello che la crociata è divenuta nel corso del tempo. Faccio solamente una piccola premessa di natura storiografica, ma veramente piccola. Gli storici delle crociate nel corso degli ultimi, potrei dire, 60-70 anni, diciamo dall'opera del Runciman in poi, si sono divisi fondamentalmente in due categorie. Un primo approccio è l'approccio cosiddetto tradizionalista, sostenuto ad esempio da alcuni storici tedeschi come Hans Eberhard Meyer, per dire, che lega strettamente la crociata all'idea di un recupero di Gerusalemme. Gerusalemme sia come obiettivo militare della crociata, sia come obiettivo spirituale e dunque come tratto distintivo in sé del fenomeno crociato. Perché? Perché alla crociata è legata esplicitamente dal papato un'indulgenza plenaria che ha come richiamo specifico il viaggio a Gerusalemme. Dunque, secondo la visione tradizionalista, le crociate si sarebbero concluse con la perdita definitiva non solo di Gerusalemme, ma della possibilità di riconquistare Gerusalemme. Non è un caso se le diverse storie delle crociate si fermino al 1291, ovvero alla caduta di Acre, ovvero il momento in cui la Terra Santa viene fagocitata dalla potenza mameluca e i latini non vi mettono più piede come padroni, potremmo dire. A questo approccio, che era molto in voga, diciamo, tra gli anni 60 e gli anni 70, si contrappose, a partire, potrei dire, proprio dalla fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, un approccio completamente diverso, propagandato soprattutto nel mondo anglosassone, da grandi studiosi delle crociate come Jonathan Wiley Smith o Norman Huxley. Questo approccio viene definito pluralista. Perché? Perché non pone l'accento su Gerusalemme, ma pone l'accento sul papato, ovvero
è l'intervento del papato ad autorizzare la definizione di crociata per qualsiasi attività che, a prescindere da Gerusalemme, fosse messa in atto militarmente o meno in difesa del papato stesso e come strumento di allargamento del nome cristiano. Dunque, secondo l'approccio pluralista, le crociate non si concludono nel 1291. Perché? Perché il papato fu in grado di bandire crociate sino all'Ottocento, fino alla difesa della Breccia di Porta Pia, in maniera diversa naturalmente rispetto ai secoli medievali. Ora, qualche anno fa Christopher Tierman, che è uno dei crociatisti più importanti degli ultimi decenni, tentò di coniugare le due posizioni, affermando che sì, la liberazione della Terra Santa fu l'idea, la spinta principale alla realizzazione delle crociate, e che dunque le crociate in Terra Santa furono, dice lui, le più prestigiose, ma che non si può negare che esse costituirono il modello per le crociate successive. Abbiamo crociate nel 300, crociate nel 400, la stessa battaglia di Lepanto, 1571, fu ritenuta tale, fu un bando di crociate, diversi papi del 500-600 bandirono crociate. Però Tierman produsse una storia che in realtà si fermava molto prima. La sua monumentale storia delle crociate, edita da Einaudi, approcciava la materia, pur accogliendo l'apertura dei pluralisti, potremmo dire così, unicamente soffermandosi sul XII e XIII secolo, con una chiosa finale di apertura verso i secoli moderni, e anzi dedicando al XII secolo buona parte del volume, cioè, per farvi capire dunque il percorso che, leggendo questo libro, potete fare. Ho preparato allora alcune slide esplicative che partono proprio dal concetto di base, da che cosa sia una crociata, perché guardate, sino a tempi molto moderni non era affatto chiaro che cosa potesse rientrare nel concetto di crociata in sé. All'inizio non abbiamo nemmeno il termine crociata per definire queste spedizioni, inizialmente appunto verso la Terra Santa, con lo scopo di liberare il sepolcro di Cristo. E sul sepolcro devo darvi una notizia, anche prima, magari ricordatevi, perché ve la dirò tra molto, erano utilizzate queste parole: iter, expeditio, succursus, auxilium, passagium, cioè passaggio di qua, di là, da qui a lì, attraversando naturalmente il mare, e poi jubileum, e poi naturalmente peregrinatio. Perché? Perché l'idea di indulgenza era strettamente legata all'idea di pellegrinaggio. Quindi definire, come ormai si fa da molto tempo e non solo in Italia, la crociata, un pellegrinaggio armato, quantomeno nella sua prima fase, è qualcosa di perfettamente coerente e corretto. Naturalmente il tema di Gerusalemme è un tema predominante. I primi crociati guardano a Gerusalemme, c'è una spiritualità gerusalemitana molto forte, che ormai da qualche secolo ha portato addirittura a riprodurre topograficamente i luoghi santi in Occidente. Pensiamo semplicemente a Milano, la chiesa del Santo Sepolcro, che fu edificata da Anselmo IV da Bovisio, vostro vescovo, esattamente un anno dopo, se non sbaglio, giusto, la presa di Gerusalemme. E questa tradizione di dedicare chiesa al Santo Sepolcro è una tradizione molto antica, che è preceduta proprio dalla costruzione in Occidente di edifici che riproducono topograficamente i luoghi santi, l'anastasis, quindi la chiesa, ve la faccio vedere, eccola qui, la Basilica della Risurrezione, con al centro l'edicola del sepolcro stesso, il Calvario. Basta pensare
fateci un salto alle sette chiese a Bologna, che raffigurano meravigliosamente quello che sa. Quindi crociate che furono, e utilizzo qui una splendida definizione di Roberto Sabatino Lopez, che è uno storico economico vissuto nel primo Novecento, potremmo dire così, furono nella sua sostanza Iliade di baroni e Odissea di mercanti. Iliade di baroni e Odissea di mercanti, bellissima definizione, alla quale Franco Gardini giustamente ha aggiunto Peregrinatio di Pauperes, perché la prima crociata fu esattamente questo, fu un'Iliade di baroni perché vi parteciparono e alcune tra le principali teste coronate della storia, anche alla prima, il fratello del re di Francia, potremmo dire così, e poi soprattutto in quelle successive. Tutti ricordano Riccardo Condileone, la terza crociata, Filippo Augusto e Vincenzo, ma fu anche un'odissea di mercanti nel momento in cui vi parteciparono le città di mare italiane, e non solo le città di mare italiane, anche le città di terra, ma soprattutto le città di mare italiane, pisane e genovesi in particolar modo, e poi in un secondo momento veneziani, i quali complessivamente svolgevano un ruolo importantissimo per la logistica dei nuovi stati crociati, cioè degli stati sorti in Terra Santa dopo la conquista di Gerusalemme, quindi il regno di Gerusalemme, il principato di Antiochia, la contea di Edessa e la contea di Tripoli. Ma la crociata fu anche al principio una peregrinatio di Pauperes, perché vi partecipavano enormi masse di fedeli. Tutti quanti probabilmente abbiamo in mente la celebre crociata dei Pezzenti, guidata da Pietro l'Eremita, e i numerosi rivoli che ne andarono dietro per via di terra, e che ancora oggi segnano uno spartiacque per la storia ebraica. Le storie delle crociate ci hanno raccontato questa storia, concentrandosi soprattutto sulla prima crociata, chiaramente un evento importante. Ancora pochi anni fa, Lino pubblicava il libro di Costa sulla prima crociata, ad esempio, è uscito recentemente il libro di Jonathan Phillips, ad esempio, sul Saladino, che sarà ben presto pubblicato anche in italiano. E il 200 in genere è stato un secolo piuttosto trascurato, e questo è il motivo per cui nel volume vi dedichiamo più spazio, perché il 200 conosce una svolta principale, fondamentale, che in buona parte riesce a sanare la diatriba tra tradizionalisti e pluralisti. Perché questo? Perché consapevole di avere tra le mani uno strumento importante, il papato, comincia a teorizzarlo, comincia a comprendere che la crociata come strumento può servire in un certo senso per disciplinare le grandi masse popolari, e la utilizza cominciando dunque a deviarne l'obiettivo da Gerusalemme verso altri scopi. Ma attenzione, tenendo sempre Gerusalemme come scopo principale di questa esperienza. E allora abbiamo la diversione della crociata contro Costantinopoli. All'inizio ci sono molte remore, Papa Innocenzo III stesso, ma l'imperatore è scismatico. E allora abbiamo la crociata contro gli eretici, i catari. Perché? Perché se vogliamo liberare Gerusalemme dobbiamo fare prima pulizia in casa nostra. E poi abbiamo la crociata contro i venti pagani del Baltico, e abbiamo la crociata perfino contro lo scomunicato svevo Federico II e Manfredi, il figlio scomunicato anche di Federico. E poi a fine secolo avremo la crociata di Bonifacio VIII, personalissima, contro la famiglia Colonna, no? E vi dice, allora, è un utilizzo dello strumento crociato, un ampliamento potremmo dire, che però di fatto ampliamento non è, perché era pur sempre nelle corde sin da vista. Lunga storia che nel 200
Terra Santa si accentra su Acre. Gerusalemme viene persa nel 1187 e Acre diventa la nuova capitale, oggi Acco, città bellissima, archeologicamente parlando eccezionale. L'Università di Genova sta scavando ad esempio i confini del quartiere genovese di Acre, che sono conservati nel sottosuolo, sono le cantine delle case ottomane cresciute lì sopra, ecco, e con documentazione come questa che potete osservare. E in questo 200 però abbiamo anche crociate, per così dire, volte ufficialmente a riconquistare la Terra Santa. È il caso della quinta crociata. Si è appena celebrato a Gerusalemme, sono appena celebrati a Gerusalemme gli 800 anni dell'incontro tra Francesco d'Assisi e Al-Malik al-Kamil, e il sultano, occorso tra il settembre e l'ottobre, molto probabilmente, di quel 1219, cui peraltro ho avuto modo di concentrarmi di recente, uscirà un libretto sull'argomento, perché guardando la faccenda dal punto di vista musulmano sono uscite fuori cose estremamente interessanti. Faccio una piccola diversione, senza rubare troppo tempo, siamo già avanti, e devo arrivare all'800, per cui non mi preoccupate. Però è chiaro che si è appreso negli ultimi tempi che il sultano, beh, non era la prima volta che incontrava un cristiano. Pochi mesi dopo l'avvento di Francesco presso il campo sultaniano, in piena guerra, peraltro, nel momento di stato della guerra, comunque la crociata poi continuerà, ebbene il sultano accolse l'esempio dei messi di Federico II, che gli recarono, siamo nel 1220, quindi pochi mesi dopo veramente, alcuni quesiti di filosofia naturale, ad esempio. Quindi il contesto è completamente diverso e va inserito in un ambito di rapporti tra, potremmo dire in generale, cristianità e islam, ecco, che pochi di noi sospettano. E quindi la crociata di Federico II, che fu a tutti gli effetti una crociata, questo sostengo io, perché vi fu scioglimento del voto, quando lui a Gerusalemme vi arrivò, anche se vi arrivò, come sappiamo, da scomunicato. E poi la crociata del Santo Re, le crociate del Santo Re, ovvero Luigi IX di Francia, che partì la prima volta nel 1248 e vi ritornò, ma questa volta a Tunisi, forse come prima tappa per recarsi in Egitto, in Terra Santa, morendo sulla spiaggia di Tunisi. Siamo nel 1270, sino ad arrivare al fatidico 1291. Ecco, grosso modo qua, con la presa di Acre, che ci è mirabilmente, potrei dire, illustrata in questa miniatura trecentesca, che proviene dal Museo del Bargello di Firenze, tratta dal codice Coccarelli. Là su in cima potete vedere il sultano Al-Ashraf nella sua tenda e attorno le sue masnade che cominciano a sciamare all'interno della città con i templari e gli ospitalieri che difendono la città stessa, e al centro le logge delle tre città marinare. Qui vedete, non lo vedete ma ve lo dico io, il leone di San Marco, qui San Giorgio col drago, simbolo di Genova, e il rosso che è la bandiera di Pisa, perché la croce bianca arriverà successivamente. Ecco, in genere le storie delle crociate si concludevano a questa altezza, 1291. E però la storia continua. C'è attualmente un mio studente che sta studiando appunto la crociata nel 300. Perché? Perché dopo il 1291 c'è il tentativo di recuperare quanto perduto, e anzi la stesura di tutta una serie di trattati che potremmo definire di arte militare veri e propri, che cercano di descrivere il modo di trattare quanto perduto. E allora però l'obiettivo diventa un altro. L'obiettivo diventa un altro perché nel 300 comincia a sorgere la potenza turca, in particolare la potenza turca ottomana. E ben presto l'Europa si sente braccata da questa presenza ottomana e si organizza, ed è soprattutto l'Europa orientale che si organizza,
e cerca di contrastare i turchi che stanno ormai accerchiando Costantinopoli, mentre i mamelucchi continuano a governare l'Egitto e la Terra Santa. C'è dunque un doppio fronte, e nel 300 avremo crociate contro i mamelucchi, 1365 troverete naturalmente, e crociate contro i turchi. I turchi, per esempio Nicopoli, 1396, Varna, 1444, e poi Costantinopoli, 1453. La presa di Costantinopoli favorisce una sorta di revival vero e proprio, quindi di riformulazione dell'idea di crociata da parte del papato e di grandi papi, penso a Pio II e Nea Silvio Piccolomini, che bandiscono altre crociate. Pio II stesso, sapete, morirà nel 1464 mentre si sta per imbarcare da Ancona, in procinto di partire egli stesso con la crociata. E siamo nel Rinascimento, umanesimo Rinascimento, un umanesimo Rinascimento bellicoso, e i turchi cominciano ad arrivare alle porte, i turchi alle porte, nel momento in cui attaccano Otranto, e Otranto provocherà la partenza, in questo caso il ritorno, la partenza di una nuova crociata. Vedete Genova sullo sfondo con le navi crociate guidate dal cardinale Fregoso per cercare di contrastare Otranto. E quindi l'umanismo ha con la crociata un rapporto tutto particolare, comincia a sorgere un interesse per questi turchi. Ma chi sono? Come si organizzano? Cominciano a sorgere, per così dire, la figura della spia mercante che commercia con i turchi ma riporta in patria informazioni. È il caso di Jacopo di Promontorio, che è un genovese, il quale nel 1475, proprio la data della caduta di Caffa, la colonia genovese del Mar Nero, l'ultima colonia genovese del Mar Nero conquistata dai turchi, scrive una raccolta in cui descrive esattamente l'esercito turco e lo riporta in patria, perché bisogna preparare le nuove spedizioni. Noi sappiamo che la crociata sorge in un momento ben preciso della storia, la fine dell'undicesimo secolo. Tutti quanti nei manuali di scuola avrete letto che questo è il periodo in cui vi fu la cosiddetta lotta per le investiture tra impero e papato, vero? Per chi dovesse nominare i vescovi, e quindi la riforma della Chiesa, la chiamiamo in questa maniera, una riforma dei costumi della Chiesa stessa, probabilmente il celibato ecclesiastico di cui si parla anche in queste source a quell'epoca lì. Ma ci fu un secondo fenomeno estremamente importante per tutta la storia medievale, che è la nascita dei comuni. I primi consoli che governano la città autonomamente, senza delegati del marchese, dunque dell'impero, vengono fuori alla fine dell'undicesimo secolo. Ora, questi tre elementi, potrei dire stranamente, sono stati sempre tenuti separati. C'è chi si è occupato unicamente di crociata, chi si è occupato unicamente di comuni, chi si è occupato unicamente di riforma della Chiesa. In realtà, è mia opinione, non solo mia, ma di un pool di studiosi che si occupano di queste cose meravigliose, che questi tre eventi abbiano in realtà una radice comune. Non è un caso se laddove singole comunità partecipano alla crociata sorga il comune stesso. Avviene così a Bologna, avviene così a Milano. Anselmo IV d'Aloisio parte per la crociata ed è uno dei principali vescovi riformatori appunto del periodo. Avviene così a Genova, il mio campo di specializzazione originale, su cui si vede molto chiaramente. Avviene così a Savona, che peraltro quando Anselmo IV d'Aloisio, questo grande vescovo, parte per l'Oriente, Savona manda il suo vescovo a Genova, perché c'era comunanza tra il partito dei riformatori che contrastava quello degli imperiali, potremmo dire così. Avviene così a Piacenza, avviene così a Lucca, avviene così a Pisa, che dà addirittura
il suo vescovo Dagoberto come primo patriarca. La crociata, possiamo dire, ha a che fare sicuramente con la riforma della Chiesa, ma probabilmente ha a che fare anche col sorgere dell'autogoverno in queste città. E qual è il passaggio su cui stiamo indagando? E magari io poi voglio fare una domanda a Giuseppe, voglio sapere cosa ne fa, cosa ne pensa di questa. Il passaggio è questo: poiché il governo cittadino è qualcosa che attiene all'impero, la necessità del papato è quella di sottrarre competenze all'impero. Lo faccio molto banale, eh? La crociata non è altro che una guerra, no? È una rientra, si può dire così, nel campo della guerra giusta, ovvero della guerra legittima, del bellum iustum augustiniano. Da secoli era facoltà dell'imperatore dichiarare una guerra legittima. Che cosa accade alla fine dell'undicesimo secolo? Nel momento in cui abbiamo uno scontro tra impero e papato, bandire la crociata significa sottrarre all'imperatore la capacità di dichiarare legittima una guerra. E così si tiene tutto, anche il sorgere dell'autogoverno cittadino. La seconda notizia che vi do proprio, e concludo, è che l'interesse per la crociata e la Terra Santa, oltre a essere molto attuale, avrà dei risvolti molto pratici. Perché? Perché finalmente la custodia di Terra Santa, quindi i francescani che custodiscono il Santo Sepolcro e gli altri luoghi santi, assieme alle altre comunità cristiane, ai greco ortodossi, ai siri, ai copti, agli armeni, e dicendo, si sono finalmente messi d'accordo per fare il restauro della rotonda dell'Anastasis. E quindi, approfittando del restauro, hanno chiesto all'interlocutore, alla mia università, l'Università Sapienza di Roma, di occuparsi dello scavo archeologico. Quindi la grande notizia è che nei prossimi mesi avrà inizio lo scavo archeologico della rotonda dell'Anastasis, che tenterà di comprendere ebbene come avviene la stratificazione di quello che è in fondo l'edificio principale della cristianità, tentando di raggiungere il profilo, per così dire, della basilica fatta erigere da Costantino nel IV secolo. È qualcosa di estremamente importante, probabilmente lo scavo del secolo, la quale io ho veramente estremo piacere di partecipare in quanto Sapienza, perché loro vogliono un interlocutore unico, che mi sono ritrovato lì per caso, potrei dire così, come consulente per quanto riguarda la parte medievale, e ne sentirete parlare. Vi sarà, anzi, lo posso dire già in anteprima, un convegno su questo argomento ai primi di maggio all'Università Cattolica, con la partecipazione dei nostri archeologi, che proprio la settimana scorsa, per la prima volta nella storia, potremmo dire, sono scesi sotto il pavimento e quindi a contatto con le rocce su cui è stata edificata la Basilica della Resurrezione. Grazie per l'attenzione e se c'è qualche domanda sono a vostra disposizione. Quand je n'en rejoins plus rien ne m'est en deuil, d'un même bien fait amour.